Ciao a tutti amici, benvenuti su Movie House, The Film Studio Tycoon. Ho chiesto gentilmente a chi e gli sviluppatori tramite Kim Miller, e io infatti ringrazio Assembly Entertainment e Kim Miller per avermi dato la possibilità di poter usufruire di una key per fare beta testing senza embargo, senza niente, bello tranquillo. E io vi annuncio fin da subito che questo secondo me è il successore spirituale di The Movies. E se non conoscete The Movies, i miei primi video su questo canale sono proprio di The Movies, su The Movies. Ragazzi, parlando di The Movies, uno dei migliori videogiochi su come creare film, non solo post produzione ma anche scene, sketch, cosa scegliere, il set, gli attori, tutto. E Movie House vi dà le stesse cazzo di vibes, e quindi siamo qui pronti per provare tutto ciò. Allora, andiamo subito, un bel new game, bello tranquillo, via. Sono contentissimo perché sono veramente curioso e vediamo subito adesso. Benvenuto negli anni 80. Mamma mia. Mette le camere, sono pronte. Faremo tutto un viaggio nelle più grandi e eccitanti decenni di filmmaking. Iniziamo negli anni 80. Vabbè. Iniziamo dagli anni 80, molto semplice. Ok. Quindi abbiamo che la compagnia che andiamo a entrare, che sì, e ci mettiamo come simbolino questo, che Lionhead Studios, perfetto. Dobbiamo assumere uno scrittore, detto. Assumiamo uno scrittore. Craft and creativity skills. Ok, noi abbiamo potuto ovviamente sceneggiature, quindi dei prots che abbiano un sacco di creatività e craft. Va bene, quindi noi possiamo anche fare una via di mezzo, che tanto alla fine dobbiamo 150.000. quindi che succede? Video tape play, vabbè. Noi potremmo assumere o Sarah Gomez o Rodney Green. Io voglio assumere Rodney Green. Eccolo, grandissimo. Ok, quindi siamo qui. Nuovo script. E facciamo. Io voglio fare un'avventura. Lo voglio chiamare. Vediamo i titoli di questi qua. The Twist Jam. Eagles on the Road. Captain of the Pearl. Castaway Rome. No, lo chiamiamo Zio Pera. Perfetto. Rush Job no. As long as it takes, molto tranquillo. Writers Rodney Green. Io credo che la creatività sia meglio del craft, perché il craft è come tu fai qualcosa e tu puoi sempre imparare a craftare, a fare. La creatività no, quella o ce l'hai o non ce l'hai. Quindi per me va bene così. Aumentiamo la velocity, lo speed. Ok, dobbiamo scegliere. Allora, noi possiamo scegliere tra un mondo alieno, un labirinto, una distopia. Che cazzo è la distopia? Vabbè, l'ho scordato. La verità proprio. E un fighting ring. Io mi metto come setting del plot tutto un mondo alieno. Fa sempre comodo. Come eroe, Gunslinger. E come villain mettiamo una simulazione. Però aspetta, fammi tornare qua.
mettiamo. No, va bene così. No, no, va benissimo così, va benissimo. Andiamo, andiamo. Let's go. Aspettiamo, vediamo un po' come si muove. Mi dà troppo vibes the movies, ragazzi. Beh, è fantastico. E alcune cose anche di un altro gioco. Game Studio Tycoon, una cosa simile, si chiamava, mi sono dimenticando il nome. Tutto carino. Anche quello. Vi consiglio di provare. I fondi vanno via con piacere. Fa molto piacere, appunto. Not nei green ci mette il suo tempo, ma è giusto che sia. Perfetto. Abbiamo fatto. Quindi adesso io direi che, avendo finito lo script. Ok, quindi mi sta imparando piano piano, perfetto. Dobbiamo assumere un direttore. Un direttore. Quando abbiamo fatto film d'avventura. Ok. Io qui direi che un buon Paul Cameron, che ha un 7-7, possa essere effettivamente molto buono. Io assumerei lui. Perfetto, molto bene. No, che fire. Ok, quindi adesso dobbiamo produrre il film. Un budget film corto. Va bene. Ok. In questo caso io metto standard industriali, come direttore Paul Cameron, che è la sua prima volta evidentemente a fare film, e noi andiamo così. Ora vorrei vedere se possiamo partecipare anche noi alla produzione in generale. Vediamo. Ok, casting. Per il casting io credo che almeno 25.000 ci serva. Chi sarà il boss? Non possiamo spendere assai. Io penso che lui possa andare molto bene. È supporting lei. Ci fa risparmiare pure una cosina di soldi. E via. Salve. Da bambino. Da bambino. Fai qualcosa oltre a. Ah. Ok. Non distribuire il budget. Scusate. Allora. Io farei. Così. Sì, mi voglio vedere qualcosa che voi fate. Cioè, voglio che state fermi. Che dici? Molto bella l'ambientazione, mi piace tantissimo. Cosa succede? Problemi sul set. Il cinematografo ha bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo introdurre una nuova location. Assumiamo un aspetto. Ok, va bene. Quindi con dei soldi possiamo chiedere a un esperto cosa fare per essere più efficienti. Perfetto.
Abbiamo finito? Sì, abbiamo finito. Ok. La produzione del film Zio Pera è completato. Molto bene. Con The Game Studio Tycoon. Hot Twist. Perfetto. Molto bene. Quindi in teoria adesso stiamo a fare il film più bello della galassia. Vero. Abbiamo sbloccato nuove ricerche. Studio upgrades che farei subito, seduta a stante. Abbiamo bisogno di una barca più grande. Ok, va bene. Ok. Ottimo, il nostro primo film è stato prodotto. Lo possiamo controllare. Ok. Adesso possiamo distribuire il film. Andiamo. Mamma mia. Giustamente noi siamo uno studio nuovo e sconosciuto, quindi non abbiamo distributori interessati a noi. Quindi dovremo farlo da solo. Penso. No. Open Festival Calendar, vediamo. Possiamo andare qua, uno Short Film Festival, per andare a promuovere. Ok. Perfetto. Ok. Andiamo con il nostro film e vediamo cosa succede. Siamo con una competizione all'interno del Film Festival. Perfetto. Ok, va bene. Fermi un attimo. Il Film Festival ci ha giudicato. No, io voglio ringraziare gli attori. Abbiamo completato il nostro primo Film Festival. Vincendo prendendo i festival ovviamente fanno un effetto sul morale dei nostri impiegati. E ovviamente dobbiamo mantenere il morale dei nostri impiegati sempre alto, altrimenti decidiamo di andarsene. Questo è giustissimo, effettivamente. Ok, lui sembra abbastanza contento, effettivamente un po' esausto, ma è comunque contento. Dobbiamo continuare a scrivere script e produrre film. Una search page per... ah, questa pagina qua per sviluppare nuove ricerche. Va bene, ok. Buona fortuna. Perfetto. Vabbè, allora a questo punto un nuovo script lo facciamo. Commedia questa volta. Usciamo una Dumb Spy, perfetto. Mi piace assai. Tutto il tempo che ci vuole. E come SM Rodney Green, perfetto. Va bene. Il nostro film ha ricevuto. È andato abbastanza bene. In realtà ha fatto pure quinto posto. Quindi. Poteva andare molto peggio. Sono contento che sia andata bene. Ok, vediamo un po' qui cosa succede. Molte della storia è un treno Moose Cannon, vai. Che cazzo. No, no, fermi, fantastico. Studio upgrades, l'ho fatto. Ok. I fondi calano che è un piacere. Non ci abbiamo soldi. C'è un modo per fare dei soldini in più, scusatemi, eh. Cioè, mo con tutto il bene. Vediamo. Dump Spy fatto. Perfetto. Perfetto, ottimo, ottimo, ottimo. Facciamo quest'altro film e poi ci fermiamo qui. Abbiamo sbloccato una nuova ricerca che facciamo subito. Employee Management, subito lo facciamo.
che possiamo specializzarmi in determinate cose sui set. Ok, vabbè, intanto iniziamo a produrre film, short film sempre, industry standard come sempre, e come direttore Paul Cameron. Ok, perfetto. Cosa succede? Cazzo. Ci abbiamo abbastanza soldi qua. Almeno un 15.000 li dobbiamo spendere. Pensavo che gli attori ne avevamo sempre noi, invece no. Sta cosa non è proprio buona buona. Facciamo così. Manage, concentrati su craft focus. Ah ok, hai fatto ciò. Discipline training, perfetto. E adesso ti alleni in mind. Perfetto, mi piace questa cosa. Che succede qui? Abbiamo meno 9.000. Lasciamo così qua. Vediamo come va. I nostri fondi sono in rosso, la banca ci ha utilizzato un prestito di 50.000, ma dobbiamo aggiustare le nostre finanze. Cioè in prestito no, possiamo scendere fino a 50.000, almeno 50.000. Ok. Io non ho visto guadagni in tutto ciò. Solo io. Però su. Vabbè, ho da imparare, nel senso, mo sto provando sto bel gioco, veramente mi piace veramente tanto. Che succede? Allora, dobbiamo riempire il background con attori che, vabbè, con ruoli di attori che non parlano. Vabbè, cast extra. Ponte a fare l'attore protagonista, a meno che non ho interpretato mai la frase, caso un coglione, perdonatemi. Ok, abbiamo finito, la produzione è fatta, mi piace. Ok, molto bene. Adesso abbiamo il film, possiamo distribuire, facciamo Dumb Spy, facciamo Open Festival Calendar. Dobbiamo aspettare 40 giorni. Aspettiamo 40 giorni. Allora intanto il signore qua, manage, diciamo che rimani nel budget, e anche tu ti alleni la capoccia. Tu vai un po' in vacanza, che meglio. Possiamo distribuire? Ma questo l'ho distribuito. Non lo so. Perfetto. Che perdo però. Sì, tutto bene, ma quindi i soldi? Cioè io vedo solo malamente, vedo solo con di rosso. Non so se è buono. Possiamo assumere una squadra, no? Ho capito, ma non ha senso, non c'ho soldi, dove andiamo? Senti. Proviamo a distribuire di nuovo sto film.
Asper? No, facciamo questo. Che se mi sa che questi qua vogliono tutti i diritti. Io invece no. No! Ah beh! No, fuck! Vabbè! Ah, ancora non avevamo portato a distribuire il film, vaffanculo! Vabbè, ne ho capito! B meno A più. Oh, fermi. Oh, oh. Guarda che va bene. Ok, magari questi due no. Però va bene. Va bene. Perfetto. Beh, ma è ottimo. Ma di che stiamo a parlare, ragazzi? Ma quindi qua com'è andata? Quando abbiate vivi? Quinto posto. Ok, va bene. Ok. Perfetto. Allora, possiamo ripagare? Mi sa di no. Ma tu, dopo piena vacanza. Aspetta, piena vacanza. Tu, allenati. Vai, ti alleni. Ah no, aspetta. Alt focus tu. No, invece di allenarti, fai uno script, va. Di avventura. Cani su bicicletta, tutto il tempo che vuoi. Vai. Ma vai tranquillo. Allora, voglio distribuire anche questo. Lo facciamo sempre con la percentuale. Let's go. Vediamo come va. Intanto mettiamo i settings. Dogs on Bicycle, mettiamo Wilderness, The Chosen One, e The Another. Vai! Aspetta, tu che sei? Una merda. 5? No! Bastardino! No! Vabbè, dai, capito. The Dumb Spy. No, non Dumb Spy, solo Dumb Spy. P meno. A più? No, yeah, dammi una più. A più. Grande. No, tutte e malamente. Ah, spettacolare. Va bene, l'importante è guadagnare i soldi. Poi che non li paghiamo, sti gran cazzi, cioè nel senso. Script completo. Va bene. Why you? Andiamo, let's go. Dogs on the cycle. Vai. Vai Poker, io credo in te, nelle tue capacità. Cosa sei tu? Manage, camera fa. Ah ok, senso della struttura. Così, perché fa bene sempre. Fai sempre capoccia, tu che vuoi. E me non c'ho sordi. Ho perso tutti i soldi. Ho perso tutti i soldi. Porca puttana, ho perso tutti i soldi. Scusa, ma ho già distribuito tutto il mondo. Vabbè, senti. Per forza 5.000, non ci abbiamo un cazzo. Infatti qua andiamo di nuovo in rosso, santo cielo benedetto. Non è possibile. Dove ricerca andiamo, let's go. Tutti i generi. Ah, perfetto. Ottimo. Meeting. Tu, anzi no, facciamo il contrario stavolta. Ok. Facciamo in questo caso supporting cast un po' di più. Facciamo così. Perfetto, tu stai migliorando. No, mi piace per culo, mi hai scammato. Cos'è questo in tutto ciò?
alla vita, che è sto cuore? Vabbè, non so cosa sia. I fondi vanno via, che è un piacere. Filming locations, cioè? Sì, va bene, quello che vuoi. Sapebbe. Vai in vacanza, un po'. Quanti pochi soldi che abbiamo. Che succede? Dobbiamo fare un taglio tra due attori che parlano. Facciamo questo. Bene. Ok. Plot twist, massive scope. Ah, cazzo. Perfetto. Andiamo in un festival. Questo. Con il film. Perfetto. Stiamo a compete. Ok. Offerte. Cioè, che offerte ci sono? Il festival ci ha giudicato, parliamo di una storia, come facciamo migliore questa storia? Ma che succede? Aspetta, abbiamo una cosa, un punto di ricerca, possiamo fare qualcosa? No. Ok, abbiamo fatto competizione. Secondo posto ha fatto. Porca troia. È buonissimo, distribuisci subito. Facciamo questo, vediamo che succede. Ho capito, appena fatto secondo posto e piglia sta merda. Non ha senso. Va bene ragazzi, allora il video può finire qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace, commentate e fatemi sapere se volete qualche altro episodio. Ovviamente vi impegno meglio. Questo è solo un video tutorial per capire un po' com'è il gioco, come ci si muove tutto. Io ringrazio ancora Kimiller e gli sviluppatori e Assemblon Entertainment per la chiave, e noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi.